attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e Maestri Wildcard di Lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il motoestate è qui! Griglia di partenza per quello che riguarda la Race Attack 1000. Qui al mio fianco sempre super Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Andrea, allora Palladino parte dalla pole position 1:23.374. È un tempo veramente importante rispetto soprattutto ai secondi. Sì, quanto ha girato il secondo? 1:23.374 lui, 1:24.342 Scotti, praticamente siamo quindi, un secondo di stacco. Direi che è già un margine importante a chiudere la terza, chiudere la prima fila. Ivan 1:24.687. Apre la seconda fila Torchio, che sarà colui che deve dare il filo da torcere a Palladino per la vittoria finale. 1:25.315, 2 secondi più basso. Veramente tanto. Gelsi 1:25.530 in quinta posizione. A chiudere la seconda fila c'è Bozzoni, che ha chiuso in 1:25.744. Terza fila che si apre con Fabretti. 1:25.833, pochi millesimi di distacco da Bozzoni. Qui in realtà sono molto più attaccati i piloti. Grifo, ad esempio, Andre 1:25.996, sì, in ottava posizione. Giuitta, che tra l'altro faceva gli anni quel giorno, e mi hanno detto che lo speaker lo ha ringraziato tante volte, cioè, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, bravo lo speaker soprattutto. Ha chiuso in 1:26.485. Quarta fila che si apre con Remoto 1:26.610, Baglioni undicesimo 1:27.397 e soprattutto Gelsomino Papa, pupillo mio straordinario, che ha chiuso in 1:28.448, dodicesimo tempo per lui. Poi abbiamo Antonini, Andre 1:28.680, qui i tempi si sono decisamente alzati in maniera importante e drastica. Corsaro 1:29.021 e a chiudere La Rocca 1:32.198. Sicuramente La Rocca qualche problema di setup, di grip, penso, perché sì, veramente diciamo, tanto il sopra, tempo sopra il 30 inizia a essere un po', inizia a essere qualche problematica sicuramente. E allora, che altro dirti, Andre? Noi siamo pronti, diamo linea a Nilo per le classiche interviste per gara e poi ci vediamo qui per gara 1000. Qualche minuto fa ho chiesto a Massimiliano Palladino quale fosse la sua strategia migliore per oggi e lui mi ha risposto: quella di stare in piedi, ma anche di più. Ma adesso l'importante è non bruciare il campionato con una caduta, quindi visto che è bagnato è un po' difficile, vediamo. L'importante è stare in piedi per adesso, poi vediamo. Siamo nei box con Eliseo La Rocca. Noi vogliamo sapere il suo rapporto con l'elettronica, perché sappiamo essere abbastanza distanziato, non è vero Eliseo? Sì, purtroppo quell'elettronica qui bisogna conoscerla innanzitutto e poi pian piano, passo dopo passo, provare a arrivare a un sistema che va bene per la mia guida, ecco. Trovare un equilibrio giusto. Sì, una messa a punto che sia adeguata al tuo stile di guida. Al mio stile di guida. Purtroppo ho parlato con diversi tecnici, e chi mi dice un po' in un modo, chi in un altro, alla fine ho trovato quello che mi sembra che mi ha dato un consiglio giusto. Speriamo solo di riuscire a metterla un po' meglio.
perché andavo più forte prima. Vediamo se questo setup darà buoni risultati, insomma. Vediamo se... poi quest'anno non sono neanche troppo in forma, devo dire anche la verità, perché ci sono anche i nipotini da guardare e allora ho avuto meno tempo di allenarmi, ecco. Cose belle, bellissime. Ti vogliamo incontrare al parco chiuso, grazie. Ok, grazie. Tutto pronto, Andre, sta per partire la race a Tacquille, qui al mio fianco Super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, sono partiti qua, subito, ma tempo come di dire ciao. Ma lo sai che noi dobbiamo dire ciao e loro devono partire. Mi sembra Scott in testa, eh? Sì, hai ragione, Scott ha avuto un buonissimo inizio in quella che è una gara fondamentale e che deve decidere anche qui, sancire un po' chi sarà campione della 1000. Palladino si è messo adesso in terza posizione, quindi a panino c'è Scotti. 95 Palladino, 85 Torchio, lo ricordo, questa è la l'inizio con Palladino terzo, Andrea. Esatto, si è subito messo lì, ma Scotti guarda come in penna Torchio, come un pazzo. Torchio l'abbiamo visto a Varano, giusto, che aveva fatto una bella gara. Gran due secondi posti sportellate con Palladino che ha fatto due primi posti. Qui oggi deve però assolutamente rimediare a quella che è una situazione complicata. Palladino intanto prova subito l'attacco e ci riesce, si parte in seconda posizione. Adesso a questo punto ha messo nel mirino Scotti. Ivan è stato scavalcato da Palladino, buona partenza anche per Ivan. Ricordo che Ivan si gioca quello che è la classifica rookies dopo aver ottenuto grandi risultati soprattutto nella seconda tappa di Varano. Andiamo ancora con Antonini, stiamo se cercando. Non mi ricordo male, a Varano anche Scotti aveva fatto qualche giro in testa, sì, anche là, e poi era stato. Poi ha mollato, però ha fatto doppio terzo. Cioè, ha fatto doppio terzo, Palladino, Torchio, Scotti. Esatto, questa era stata esatto. I primi tre posizioni. Qua stanno allungando intanto Scotti, Palladino, Torchio, Gelsi. Era Torchio prima che è stato scavalcato da Palladino. Mi aspetto una gara bella tosta, bella in grinta, perché vedo che Palladino sta iniziando ad insidiare Scotti. Tanto qui con Gelsomino Papa, undicesimo, ha avuto un buono spunto, partiva a posizione molto più bassa, sì. Ha avuto un buon inizio Gelsomino Papa. Assolutamente sì, poi... Eliseo La Rocca, qui mi sembra già confermare però i problemi che ha avuto in qualifica Andrea, anche perché non ha avuto un grande spunto e soprattutto c'è già un bello stacco. C'è già un bello stacco lì, impennicchiano davanti, guardali, Scotti Palladino, sempre Scotti con questa folta chioma, lo riconosciamo, esatto. Per fortuna, perché sono tutti e due dello stesso potrebbe team. Confondere con una ragazza. Quasi. Non voglio dire il nome perché prima sbaglio di nuovo. Ci sbagliamo ancora, perché già abbiamo detto. Federico, no scherzo, Francesca Cagna, vogliamo ricordarlo. Scusatemi, non scusate Andrea Tomio, ho sbagliato il nome, Francesca non ti ravvedere, cioè voglio dire, non ti ho chiamato Francesca, esatto. Federica non è Francesca, non cioè. Eccoci qua anche l'esibizione canora in quel del secondo giro della Race Attack 1000. Andre, Palladino mi sembra che stia aspettando. Ma si è messo un po' in posizione da guardia facendo quattro calcoli, visto che siamo a gara 2 della fine. Siamo del campionato, questa è gara 1. Gara 1, scusa. Sì. Iniziamo a fare comunque qualche conto è per Palladino. 95 Palladino, 85 Torchio. Ok, quindi dovesse finire così, non si augura mai, 20-16 sarebbe. Okay. Quindi ulteriore grip che si mette. Quindi Torchio tra un po' deve iniziare ad attaccare per forza se vuole mantenere. Sì, sì. Però quello... mi sembra che si stacchi sempre un po' di più Torchio. Lo vedo un po' più in difficoltà rispetto frenato, a Varano. Vero, eh? E a Varano replicava, però sono tanti anni, replicava eh? Molto, è vero. Guarda qua intanto il rettilineo di La Rocca che sta andando a chiudere il secondo giro. No, ti dicevo, tanti di quelli che a Varano hanno fatto bene qui hanno fatto peggio, è normale. È se finita, i primi due certo. Circuiti sono uguali, è un po' come stiamo vedendo adesso in MotoGP e soprattutto in Formula 1, ti dico, sì. Quando ci sono due gare che le fai consecutive nella stessa pista, è logico che quello che ha fatto bene la settimana prima può ribissare il bene che ha fatto nella difficilmente prima. Esatto, può succedere il contrario, anche perché Palladino adesso si sta mettendo in modalità segugio alle spalle di Scotti. Eh sì, è quello che deve fare comunque, anche perché sarebbero ulteriori 5 punti in più e lì su Torchio. Sì, lì carta la mano, poi devi iniziare a fare un bel lavoro. Per forza. E questo... è La Rocca? Penso che sia La Rocca, abbastanza isolato. Mi sembra... sì, sia La Rocca. Io penso che abbia qualche problema a livello di moto, perché sembra veramente che giri molto, ma molto più piano degli altri.
Può essere che magari una moto nuova la sta un po' ancora provando, sviluppando, non si trova. Il circuito è complicato, lo continuiamo a ripetere, abbiamo detto in tante gare. Per andare forte qui comunque devi avere la moto un po' a posto, aver fatto un po' di chilometri. E... eccoli là, Scotti Palladino, adesso Palladino è vicino. Scotti, no, ancora no. No. C'è una no. buona distanza, in realtà. Infatti vedo Scotti che... sai che io vedo però, non in difficoltà Torchio, ma Ivan ad esempio è quasi arrivato a prenderlo a livello di vista. Visivo, sì. Cioè, mi sembra non in serie, ma in difficoltà, in parte sì, perché se, se devi gareggiare per la vittoria al titolo con quelli davanti si sta creando una bella, un bel frastagliamento. Siamo al quarto giro anche, Andre. Sì, la cosa che Papa mi lascia... è cristallizzato in undicesima e sta andando abbastanza bene rispetto alla partenza. Esatto. Gelsomino. La cosa che mi lascia un po' così dubbioso è che purtroppo non abbiamo i tempi di riferimento a live. Perché comunque Palladino dava quasi un secondo a Scotti. Quindi o Scotti si è dato una gran svegliata e sta girando molto più forte, o Palladino... o non era il tempo che aveva fatto il giorno prima Palladino. O non era il tempo, esatto. Non che non era il tempo, vuol dire che era andato troppo forte rispetto a quello che si potesse pensare e effettivamente... e adesso Palladino vuol dire sta girando con un pochino di margine. Esatto. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere, quando me lo dice Andrea Tomi, potrebbe anche essere... sì, potrebbe essere, potrebbe essere così, che magari ha fatto quel giro che gli è venuto, insomma, in qualche maniera... e adesso si è parametrato con gli altri. Non so. Forse sì, forse no, sto cercando di venirti incontro per vedere non qualche tempo live, per guardare purtroppo... qualche tempo live. Purtroppo la tecnologia qua non la sappiamo utilizzare, né io né Andrea Tomio. Fatevene una ragione, non abbiamo i raffronti. C'hai ragione, sai che si sta avvicinando Ivan. Ivan è vicinissimo adesso, mentre anche là dietro Gelsi, Bozzoni e Remoto stanno veramente creando a un mini tappo, ma perché quello è il ritmo di quelli davanti. Mentre andiamo a rivedere la partenza, Antonini. Partenza Antonini, sì, non male la prima parte, la poi, prima parte a poi ha sì. sofferto qualcosa nell'allungo, sì, nel sì. rettilineo, anche perché Antonini partiva tredicesimo, infatti poi l'hanno scavalcato diversi piloti, segno che forse partiva. Domanda, tu sei partito dove nella tua gara? In mezzo, destra o sinistra? Tutto a destra. Parte sporca o parte pulita? Sì, diciamo pulita. Come sei partito bene, mi ricordo. Sì, è abbastanza. Sì. Ci siamo facendo una marchetta. Cioè, no, no, ma no, non è vero. Non si possono, non si non possono si può fare queste cose, ricordate. No, beh, a parte gli scherzi, no, cioè la mia era una domanda in realtà molto esplorativa per capire un po' come fosse stata. Cioè, diciamo che se la prima curva è a destra è meglio partire a sinistra, ovviamente. Perché sei più in traiettoria. Tipo in questo caso Palladino era sicuramente più avvantaggiato. Però invece. Mamma mia, che partenza Palladino! Questo è Palladino, ha avuto uno spunto iniziale, io ti dico quasi disastroso. Disastroso, sì, dillo pure. Palladino, ho letto Palladino. Poi partito, ha avuto. Sì. Qui è stato bravo, va bene perché sfrutta la partita prima. L'hanno è stato fucilato da 5 sì. piloti. Tutti sì. quelli dietro. Gli hanno avuto un cattivo spunto Palladino, un po' come Valentino Rossi, di solito ha uno spunto difficile, poi riesce e poi dopo piano piano ricucire sì. il gap, nonostante io non sia un fan sfegatato di Valentino Rossi, volevo dirtelo. Sì, no, te ne frega una mazza, lo so. No, ma com'è? Io sono obiettivo, vedo chi sta davanti e alla fine è quello più bravo. Poi e quindi più bravo è Palladino in questo in caso. Aspetta, adesso c'è davanti Scotti. Ah, già, è vero, però io faccio sempre il compare sul best. Esatto, best ricordiamo sempre 95 Palladino, 85 Torchio. Scotti ha avuto questo 32-29 nei primi due di Varano. Scotti che sta andando forte in questo momento, l'abbiamo visto prima, era bello performante sul giro. Qui siamo, è uno slow motion con la Rocca. Tra l'altro che... non vorrei dire, ma questo è il CBR nuovo. Penso proprio che sia il nuovo CBR. Quindi... non è allora che magari proprio non ha trovato un feeling, cioè io, scarso perché feeling. È una moto che appena... se non, guarda, scrivicelo poi nei commenti qui sotto. Ma io glielo sono... invidi? Sì, è una moto da Madonna. Adesso parlo col tuo capo. È una moto da Madonna. Volete fornire questa moto ad Andrea Tomi? Dobbiamo fare un esposto qui. Magari, facciamo magari. Un esposto. Chiediamo moto per Andrea Tomi, un CBR fondamentalmente. CBR 1000, magari. Abbiamo anche una richiesta, attenzione, che siamo anche esosi. Mentre andiamo a rivedere un po' tutti gli slow motion, ti facevo appunto quella comparazione, 95 punti Palladino, 85 Torchio, dicevo, è fondamentale da questo punto di vista, con 10 punti di scarto per Palladino mantenersi davanti a Torchio, per Torchio provare a fare qualcosa, ma Ivan è l'incombente. Questo chi è, Antonini? Sì, sono Antonini, Corsaro, eccetera, eccetera.
Ok, stiamo aspettando, sì. Eccoci qua, rientriamo in gara, con Gelsomino Papa, undicesima posizione. Non sono cambiate le posizioni, evidentemente, infatti qua siamo live con Antonini e con Corsaro, che sono due compagni di scuderia. L'ho visto, bella la scuderia tra l'altro, sì. A disposizione, bellissimo anche il furgone, eccetera eccetera. Sì, hanno tutti la livrea tutto uguali, è bello, poi hanno una gran passione per quello che vedo, non li conosco bene, però vedendoli lì nel quadro si vede. Palladino, sembra alle spalle di Scotti. Allora, io a livello visivo mi sembra che il distacco sia invariato, Andre. Ma anch'io non vedo grandi avvicinamenti. Beh, c'è una grande sfida tra Corsaro e Antonini per la tredicesima posizione, infatti vanno a dilugiare. Vediamo... Cioè, quello che sta capire, se Palladino... lo stacco che si sta creando con Torchio Ivan è ancora più evidente. È ancora più evidente lo Guarda. Stacco che si sta creando con Torchio Ivan è veramente tanto, tantissimo. Vediamo se Ivan è passato davanti a Torchio. Non è che se poco ci manca, ancora no, Torchio davanti sta fronteggiando e tenendo duro. Però Palladino si sta avvicinando, si è avvicinato di più in questo momento, guarda. Eccolo lì, lo passa Max Palladino e qui vuole mettere lui la zapata. Sai che contemporaneamente mi sembra che ho visto un Ivan alle spalle di Torchio, tanto Papa ha scavalcato. Attenzione. Contro scavalca in maniera importante. I piloti, mamma mia ragazzi, che gara che stiamo vedendo anche qui, tanto sembravi Jovanotti, tanto la Rocca completa il suo quinto giro, lo vediamo, e va un po' più lento evidentemente rispetto agli altri. Palladino ha scavalcato Scotti, non lo vedete nel evidentemente ancora perché tra i piloti sul, perché devono passare sul traguardo. Ma vediamo anche a questo punto come sta evidentemente reagendo alle spalle, e noi è questo che dobbiamo cercare di capire. Torchio Ivan, perché si aspetta una risposta. Ivan ha passato Torchio, Andre. Ha passato Torchio. Questa è la grande prima notizia che possiamo darvi. Ma io a questo punto mi chiedo, Ivan Torchio l'ha passato, ma quando? Perché l'ha passato già al raffronto cronometrico precedente. Mi viene da pensare a questo punto. Sì, giustamente se lo vediamo prima ancora. Esatto, non vorrei che abbia anche qualche problema Torchio, però penso di no. Adesso lo cerchiamo di capire. Purtroppo Gianlu senza... Con il fatto dell'immagine che non riusciamo a capire. Ma non solo, anche senza i tempi. Senza le fonti cronometrici. Per favore, potete mettere l'edizione del signor Andrea Tomio, nonché super grande, straordinario, mirabolante, telecronista. I tempi. A me frega una mazza, perché comunque io mi diverto così. Guardo, faccio una cronaca. Un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Mentre imperversa quella sfida tra Antonini e Corsaro, continuano a darsene di santa ragione. È vero. Però, se la ride Andrea Tomio. No, me la ride sempre perché si corre in moto contro il tempo. Quindi il tempo è la cosa. Il tempo è denaro. Il tempo è denaro. Ragazzi, siamo veramente due pirla. Esatto. Attentate tutti e due. Comunque manca poco ormai, sette, ottavo giro. Adesso Palladino sta prendendo un po' di margine su Scotti. Esatto. E penso che è quello che voleva fare, perché secondo me a questo punto, vedendo la manovra che ha fatto con abbastanza facilità passare Scotti, io penso che era lì tranquillo. Vedi che adesso eccolo lì. Si vedrà, eccolo, però guarda chi manca, non c'è più Torchio. Vuol dire che Torchio ha avuto qualche problema, Andre. Sì, ma anche perché aveva preso troppo terreno. Per Torchio. E a questo punto io mi permetto di dirti, aspettiamo. Ma non è strada in discesa, è proprio velluto per Palladino. Ah già, sì, tu parli Torchio, del campionato. E Torchio chiude con zero. Eccolo, con la mano problema alzata. Per Torchio, l'abbiamo visto adesso. Problema per Torchio. Riprende la corsia dei box. Finisce qui, a questo punto gara 2 diventerà evidentemente veramente facile. Ha già vinto Palladino. Se arriva primo qui e gli viene sottolineato, lui può già esultare, Andre. Potrebbe anche non scendere a far gara 2. Sì,
a conti fatti con un colpo di scena del genere. Clamoroso colpo di scena all'ultimo giro. All'ultimo giro vuol dire che aveva già qualche problema Andra a questo punto. Sì, aveva preso troppi metri, insomma troppa distanza. E già la posizione nella griglia di partenza era abbastanza emblematica. Andiamo con le immagini con la Rocca, addirittura ha rischiato la Rocca, in questo caso ci fa capire anche qua i problemi che ha avuto la Rocca. Non ti dico di farsi doppiare, ma quasi, mentre Max Palladino sta andando a chiudere quello che è l'ultimo giro, che potrebbe già consegnargli il titolo di campione della 1000. Palladino vince gara 1 mettendosi alle spalle Scotti in penna. Non so se gli è arrivata. Non so se lo sa ancora. Eh sì che gli è arrivata, perché guarda come esulta. Io non so se tu per una gara 1 esulti così tanto. C'è già felicità. Anche Scotti si complimenta con lui. Non so se gli abbiano detto che Torchio si sia ritirato. Ivan terzo. Vediamo alle spalle Gelsi e Remoto come terminano la gara. Guarda lì che accozzaglia Andre Gelsi, Remoto, Crifò, Bozzoni, Fabretti, mamma mia, Baglioni, Gioitta, Gelsomino, Papa. Vince Palladino. A questo punto, Andre, noi diamo linea per gara 2, ma perché non ci sappiamo che non ci sono. Certo. Classiche interviste post, non c'è il podio, ma possiamo già dire che Palladino ha vinto. Sì. Ha vinto la Race Attack 1000, quindi a questo punto è campione. A questo punto è campione Max Palladino. Max Palladino campione. Diamo a questo punto linea ai ragazzi per gara 2. Ci rivediamo. Aspetta, dopo, perché non sono ancora arrivati tutti, un attimo. Teste, vuoi già chiudere? Chiudi. Sono stanco. Ma manca la Rocca. Arriva la mia. Io sono come Peter Pan. Io mi sono fermato a cosa 15 anni. È arrivato Eliseo La Rocca. Mi dici quanti anni hai? Io voglio provare la moto di Eliseo La Rocca. Eliseo La Rocca, preparati, perché tra un po' ti scippiamo la moto. Andre, vince Max Palladino, che a questo punto si laurea già campione di una 1000 che inaspettato perde, poi all'ultimo giro 1000 che perde il suo, uno dei principali contendenti, Torchio. Andiamo, ci vediamo dopo per gara 2. Ciao. Alessandro Antonini aveva talmente paura di incontrare la pioggia che l'ha fatta scappare, o no? Sì, assolutamente, anche perché col freddo che c'è, se pioveva anche, io mi mettevo solo tutta da sci, non quella da moto, quindi è stata bella, va. Ce la siamo sbattagliata fra noi due lì in fondo e abbiamo dato spettacolo, quindi a quelli che l'hanno visto 50 euro a testa, grazie. Un prezzo modesto, insomma, grazie Alessandro. Grazie a voi, ciao.